Garlio, signori, I want you, drinkoneri, sono del cocktail. E prima di far iniziare il cocktail al nostro Stefano, rispondiamo ai nostri radioascoltatori che Biancaneve e Sette Nani. Quanti erano i nani? Erano sette. Sette. E Mauro, chi erano? Chicchirillo. Poi? No. Ciao amore. Salutiamo Simone, ciao Giz. Grazie di essere anche tu con noi, un nostro salone culturale del drink. No, l'altra domanda. Non vi capisco. No, meglio, capisco. Meglio di no. Meglio di no. Perché non vi capisco? Volevo evidenziare comunque quanti, cioè, Emanuele ha fatto un po' l'imparziale, però al Barbagianni hai speso anni della tua vita, le domeniche. È vero. Le domeniche di ogni partita con me. Scongiuri e contro scongiuri. Contro scongiuri, scaramanzie varie. Sì, il soprattutto che portava la mia foto. Comunque. Io sedevo sempre per terra perché portava bene. Certo, portava. Tutti quanti sulle sedie meglio a terra. Vabbè, e questo è il bello del calcio. Stefano, il tuo Barbagianni, narraci allora, e preparaci. Viene sempre shakerato, per cui riprendiamo il nostro shaker Alessi, molto elegante. Prendiamo un po' di ghiaccio in maniera abbondante e poi mettiamo queste 3 quinte di rum bianco. Aggiungiamo un quinto di peach tree e Grand Marnier. Vai Stefano, che io intanto vado un attimo qui, mi riprendo se non capisco cosa mi dice. Ciao Ale. Finiamo con questo confermo e arancio. Aspetta, che facciamo la scenetta va vista, non è? Certo. Un pochino più abbondante, così lo beviamo. Lo beviamo bene. E si valuta meglio. No, perché se è il terzo dove inizia. Abbiamo fatto, scusa, se mettiamo questo bicchiere come lo possiamo denominare? È un eyeball, no, un bicchiere da long drink che mi sono appropriato da un altro locale, ho detto sai che c'è uno solo, lo prendo io. Era lì, abbandonato. Che fai? Lo lasci. Ah, non ti preoccupare, tutto in cantiere, non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Beh, andiamo avanti, scusatevi, noi siamo la faccia perplessa di Tiziana. È un salotto culturale del drink e come salotto noi facciamo chiacchiere da salotto. Parlare di cultura e conoscenza è un azzardo bello e buono, ma no, puoi seguirlo, il mondo è bello perché vario. Bravo. Mettiamo questa ma già con lui è di parlare di cultura. Mettiamo sempre questa decorazione sempre fatta da il mitico Manuele, anche se però se rispetto al bicchiere penso che andrebbe un pochino troppo giù. Allora noi la mettiamo lì da una parte, ma no, facciamo meno male Stefano che sei di larghe vedute e elasticizzate, anzi faceva cagare quella prima, pensa questa. Che può essere, no? Grazie, vi consiglio comunque di andare a vedere. Ma oggi ma noi abbiamo fatto una prolunghetta. Oh, che bello. Sempre. Grazie. Ricordiamo gli ingredienti del nostro Barbagianni: rum bianco, peach tree, per chi non sapesse, liquore alla pesca, Grand Marnier, un ottimo liquore famoso all'arancia, uno dei miei preferiti, pompelmo e succo d'orange. Sarei contento se l'assaggiasse prima l'unica ragazza. Ah beh, che stile, grande! Facciamo notare che ha messo una cannuccia anche per se stesso. Bene, prossimo titolo della canzone è il nostro Celenta, giusto? Vai. Lo dici te, Stefano? No. Vai. Dai. No. La prova. Allora, ovviamente una delle canzoni fantastiche. Si sente poco il contatto. Se facci intorno non diventa facile. La canzone è del 1969, per cui anche un bell'anno. Grazie Ste, The Priest Calling Saints in Sanctuary. No, si dice Prison Calling Saints in Sanctuary. Oh, vai, ripetilo. Prison Calling Saints in Sanctuary. Toh, ce l'abbiamo fatta. Super. Rico Ner, a tra poco signori. Il suono del cocktail.